Ragazzi, sono sempre io e oggi siamo tornati con le reaction del web a cosa? Come sapete, ultimamente la Dark Polo Gang ha fatto una nuova canzone e oggi vedremo la reazione del web alla canzone British, l'ultima canzone della Dark Polo Gang. E alcuni commenti sono positivi, altri sì e no. Iniziamo dal primo, che è stato scritto da Massimo Castagna, che scrive: Tony F uguale British, Side Arturo uguale Brexit, perché per chi non lo sa, questo Arturo è uscito dalla Dark Polo Gang. Non so il motivo, non lo voglio nemmeno sapere, ma è uscito dalla Dark Polo Gang. E quindi da 4 sono arrivati a 3. Però devo dire che sono migliorati nella musica. Cioè, da quando se n'è andato questo Arturo, sono migliorati. Prossimo. Il prossimo commento è stato scritto da Angelica Convertino, che scrive: Almeno sono meglio di Young, signorino. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Dissing a Young, signorino, madonna, come risponderà lui? Basta che non succeda la guerra che è successo su Instagram, che qui la prendono la Dark Polo Gang. Il prossimo commento è stato scritto da Paratici, o Paratici, non so come si legge, che ha scritto: La prima vera canzone della DPG, sono stati bravissimi. Devo dire che commenti del genere ne ho letti abbastanza. Quindi, se continuo con questa strada, la Dark Polo Gang può battere anche Young, signorino. Ne sono sicuro. E il prossimo commento è stato scritto da Michelangelo Cerchia, che scrive: Mio nonno starà bestemmiando dalla tomba. Ma perché? C'è dalla tomba addirittura. Cioè, per dire, quando faccia pena questa canzone. Ma dai, direttamente dalla tomba. Il prossimo commento è stato scritto da Dulce Kids. Vabbè, che scrive: Possono risolvere la crisi. Tony, nuovo ministro dell'economia per il governo Conte. Sono vere meme questi commenti. No, mi immagino la scena Tony F che diventa ministro dell'economia. Oddio, oddio, non so cosa potrebbe succedere. Prossimo. Il prossimo commento è stato scritto da Fuck Apple, che scrive: Preferirei scoparmi Young signorino di traverso che sentire sta roba. Non stiamo messi bene. Questo ha qualche problema, ma problemi seri. Fatti curare uno bravo, perché per avere queste idee non lo so cosa ti salta per la mente. Io ho paura. Il prossimo commento è stato scritto da Tyflow, che scrive: La Trinità. Madonna. Proprio illuminati dal Signore, la Dark Polo Gang. Ma che... Vabbè, non facciamoci idee strane, perché io sono capace. E passiamo al prossimo, che è meglio. E il prossimo commento è stato scritto da Gesù Cristo. Bene, proprio uno dietro l'altro, che scrive: Perché mi sono ucciso per voi? Potevo starmene a casa oppure fare un'uscita con gli apostoli. Ma che cavolo sto leggendo? C'è proprio... Oddio. Che poi non c'entra niente con la canzone, ma dettagli. Potevo fare un'uscita con gli apostoli. No, no, stiamo finendo altrove. Prossima. Il prossimo commento è stato scritto da Giacomo C. Vabbè, che scrive: Sono così British, penso di essere Dua Lipa. La verità è che lei è albanese. Bravi! Una volta che avete fatto una cosa decente e mi sbagliate su Dua Lipa. Bene, la prossima volta, prima di scrivere testi su queste canzoni, informatevi. Prima che fate una gaffe del genere. Vabbè, questo non l'accetto io dalla Dark Polo Gang. Cioè, sbagliarmi questo, no. No. Prossima. L'ultimo commento di oggi è stato scritto da Mariano G, che scrive: I dislike sono della famiglia reale. No, vabbè. E che cavolo, sono proprio assai la famiglia reale allora. Cioè, sarà tutta l'Inghilterra a sto punto. Cioè, ma che... Chissà perché hanno messo dislike. Chissà perché. Va bene. Per fortuna che non ho trovato commenti, insulti e
commenti vari, però dai, vuol dire che questa volta la Dark Polo Gang ha fatto una cosa decente. Stiamo andando nel verso giusto, raga. Non andiamo più nel verso sbagliato. Va bene, raga, concludo qua questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, mettete la pagina Facebook, trovate il link in descrizione con altri social e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, raga.